Allora, cari amici, in conclusione di quanto abbiamo finora detto, oggi, lunedì 11 giugno 2018-2771 a Burbe Condita, è bene che parliamo di un argomento sul quale io, se mi permetti, sono intervenuto un centinaio di volte, ma questa volta qui intervistato, scritti sui giornali, interviste che ho fatto televisive, alla televisione, alla radio, dappertutto. Però anche quest'altra cosa va ripetuta perché le persone non se lo ricordano. Repetita iuvant. Montalcini, il Cronascial e i Nobel rubati. Allora diciamo pure. Ah, quello è l'articolo che avevo pubblicato. Esattamente, quello che mi hai dato tu. Allora, il Nobel non è stato rubato, lo dico subito perché sennò qua sembra che noi siamo a prioristicamente contrari a certe cose. La Montalcini il Nobel se lo meritava perché ha avuto un'idea geniale e ha pensato che esista una struttura ed una forza intrinseca al sistema nervoso che è quello che fa ricostituire le cellule nervose laddove la maggioranza degli uomini di cultura, degli scienziati, pensavano che una volta distrutto un assone, un dendrone, che sia un dendrite, quello che sia, questo qui non avrebbe potuto rinascere. Non è vero. Se potete, mi volete avere, chiedere ulteriori informazioni, io ho degli interi filmati e che al momento vi posso anche far vedere, al momento quando eventualmente li chiedete, dove si vede la rinascita, no, di qualcosa che ha a che fare con alcune cellule neuronali che ti sembra di vedere, che ne so, solo a livello di midollo spinale o dappertutto anche nel cervello. Un polipo che rinasce tranquillamente dopo che gli hanno tagliato le quindi tutte le sinapsi che si ricollegano. Esattamente. Quindi quella è l'idea geniale, perché è un'idea che ma è radiale o c'ha un dappertutto. Quindi, tu vedi questa cosa sulle tre cardini, su tutte e tre cardini. Ti sembra di vedere la medusa con tutte queste cose che crescono a dismisura. C'ho i filmati, quindi non c'è niente da aggiungere. E questo è vero. È stato pensato da una persona che con genialità, con grande genialità, ha ipotecato che ci fosse questa possibilità. D'altronde, oggi, se io ho conosciuto un grande chirurgo della mano, il quale ha riappiccicato, adesso è morto, ed era un chirurgo del San Camillo, se non vado errato, il quale ha riappiccicato non so quante mani, e queste funzionavano perfettamente. Certo, non devi aspettare che la mano vada in putrefazione. Se ti succede un incidente o qualche malvagio ti taglia la mano, dovevi correre da lui. Io ricordo che ho visto gente che qui era saltato un dito, sì, e qualcuno l'ha recuperato la funzionalità, era sempre lui. E altri no, però. Quindi era, dipende da caso a caso. Era un amico sicuramente morto, adesso non ricordo più come si chiama. Vabbè, veniamo a noi. Allora, c'è una storia tutta italiana. Questo è un pezzo che è stato pubblicato martedì 7 novembre 2017. Rita Mediterranea.com. Montalcini e il Nobel della discordia. È qui che è subentrata il traffico e la truffa, alla quale poi aggiungeremo altre notizie altrettanto succose. La ricerca era, diciamo, fondata su delle concezioni effettivamente solide, convalidate. La ricerca, ma non il primo Nobel. No, certo. C'è una storia tutta italiana che oggi voglio raccontarvi perché implica un farmaco ben noto che molti hanno utilizzato, il Cronascial. Allora, non è che molti hanno utilizzato, era il farmaco più venduto in Italia. Diciamo, perché la cura della... Ma detto cazzo. Curava niente. Ufficialmente. Non curava niente. Sì, ma ufficialmente c'aveva una propensione alla cura. Quando c'hai un disturbo che è attribuibile al sistema nervoso, gli prescrivi Cronascial. In compenso ti darò di qualche regalo. Viaggi, orologi,
orologi, pseudo congressi a cui puoi partecipare portando l'amante, qualcosa. E questo sta a dimostrare il livello culturale della medicina italiana, no? Quelli che hanno dato ragione, e come ti permettete di mettere in dubbio quello che ha detto Busoni? No, ma è la storia stessa del Conocial, che è rappresentazione della criminalità e criminogenità, potenzialità criminogena da parte dell'Italia, degli affaristi che girano attorno ai medicinali. Oh, ti ripresento che io di questi li ho conosciuti tutti, a cominciare anche quel figlio di puttana lì, quello che si è comprato l'industria di Stato per farle diventare sua, proprietà sua. È stato mio compagno, ci ho fatto due esami, ho preparato due esami con lui, io. Due esami ho preparato. Quindi è tu per tu a studiare? Abbiamo studiato assieme, due esami, per me. Due esami. Allora, e lui poi si è trovato in una situazione... Chi era questo? Chi era? Non lo dico, perché è ancora vivo e per rompere il coglione. Ragazzi, anche di recente è successo che qualcuno mi ha ricordato quella persona. E quello ha detto, come sta? Quindi si ricorda benissimo. Va bene, allora veniamo a noi. Ripeto, queste persone che contestano quelle povere famiglie che non vogliono vedere distrutta il futuro dei propri figli, hanno contestato, no? E hanno contestato la legge Lorenzin. Questi qui che contestavano in nome della scienza, sarebbe bene che andassero a vedere che cosa si fa in Italia in nome della scienza, giusto? Guarda che io ricordo il caso di una volta quando mi recavo nell'ospedale Cristo Re, un ospedale qui di Roma, dove c'era una buona equipe. Zona nord di Roma. Sì, cioè, quasi di fronte... Ci ha partorito anche mia nipote, sì, Valentina. Quasi di fronte ai gemelli, ai due gemelli. E una bella clinica, era una bella clinica privata di suore, è diventata un ospedale. E vado lì e andavo per trovare degli amici medici nel reparto di medicina, era circa l'una e mezza alle due del pomeriggio, quindi avevano finito le visite, eccetera. Dice, stavano parlando, dice, ma com'è che c'è un sacco di gente che è venuta qui con una malattia, che è Barret? E io gli ho detto, ma scusate, perché voi avete prescritto... O qualcuno è stato prescritto il Conocial? Sì, perché? Perché la stanno ritirando dal commercio in tutti i paesi del mondo. Ah, non lo sapevamo, qual è, eccetera, eccetera. Allora, rientriamo sulla faccenda. Le malattie del sistema nervoso sono le più difficili da curare e per molti di loro non c'è ancora una terapia risolutiva. Quelle degenerative, come il morbo di Alzheimer o quello di Parkinson, comportano la morte progressiva dei neuroni e non possono ancora essere fermate, né esistono metodi per sostituire le cellule che muoiono. Rita Levi-Montalcini è stato il personaggio più rappresentativo delle neuroscienze italiane. Gli studi della scienziata deceduta il 30 dicembre 2012, all'età di 103 anni, si concentrarono sui meccanismi che determinano la sopravvivenza e la morte delle cellule nervose in seguito a traumi o malattie per via dell'invecchiamento. Il suo nerve growth factor, fattore di crescita nervosa, per il quale nel 1986 ricevette il premio Nobel per la medicina, è infatti una sostanza espressa naturalmente dal cervello che supporta e favorisce la crescita e la sopravvivenza dei neuroni. Come dicevo prima, io ho visto i filmati fatti con una ripresa alla massima rallentamento, dove si vedono appunto questi che nascono come fossero, come sai quei filmati che si vedono i fiori che nascono, no? Che piano piano li mettono lì davanti alla gorra. Quindi è vero, lo ripeto, è vero, se non che qui c'è stata qualche interferenza di altro tipo. Ho detto per inciso che io conobbi la Levi-Montalcini
pochi giorni dopo il suo rientro in Italia. E noi avemmo una lunga discussione. Racconto queste cose perché ormai sono vecchio, cioè le cose le posso raccontare. Allora, io dipendevo da una grande, della più grande multinazionale del farmaco, che aveva anche la caratteristica di essere un grande editore di opere scientifiche di primissimo livello, di cui noi avevamo una copia della nostra filiale, nella nostra sede della filiale di Roma, che era rappresentanza totale di tutti i prodotti di questa azienda, e c'era anche la rappresentanza ufficiale nei confronti presso il Ministero della Sanità. Mi chiama il direttore generale, mi dice: Giorgio, vieni di venire, perché allora la Levi Montalcini lasciò l'America e questo rappresentò un grande avvenimento, tutti i giornali a parlare della Levi Montalcini, di questa scienziata che aveva lasciato gli Stati Uniti per ritornare in Italia. Uno dei primi giorni dopo il suo, dopo essere venuta, è venuta nei nostri uffici, proprio perché noi avevamo una biblioteca incredibile e lei era interessata a leggere o andare a compulsare uno dei libri di questa biblioteca. Non so che fine abbiano fatto quei libri, bisogna che lo dica, perché il salto di qualità che è avvenuto tra un'azienda che era proiettata esclusivamente sullo studio e sulla ricerca e vendeva prodotti frutto della ricerca, e si è trasformata, perché è caduta in mano di loro signori, in un'azienda puramente marketing dipendente, non so che fine abbiano fatto tutti quei volumi, non lo so. E lei venne perché cercava qualcosa di molto importante. Io ricordo che all'epoca noi pubblicavamo delle opere molto interessanti sull'interferone, che poi l'interferone non ha avuto il successo che aveva, perché cos'è successo? È successo che nel momento in cui l'interferone fu sintetizzato, cioè si buttarono sopra tutti con la solita speranza miracolistica che questo interferone facesse chissà che cosa. Non faceva niente, perché devi sapere a che cosa serve, no? Ma su questo, e io penso che lei fosse venuta lì proprio perché era interessata a questi volumi che noi avevamo pubblicato sull'interferone. Ah, quindi ebbe una lunga, lunghissima chiacchierata con questa donna per tutto un pomeriggio. E fu molto piacevole, perché io dissi delle cose, lei mi diede ragione. Lei disse delle cose, io gli diedi ragione. E tra l'altro io gli dissi: ma lei che cazzo è venuta a fare qua? Non è proprio il caso, perché l'epoca era quella che era, lì era completamente in mano, il dominio era completamente in mano a certi personaggi del Ministero della Sanità, che poi si sono rivelati per quello che sono. Tipo a cominciare... Tipo Poggiolini? Ma sì, ma c'era un altro. Di Lorenzo? E ce n'era un altro ancora, che era il capoccia di tutti quelli. Monsignor Fiorenzo Angelini. Ah, poi no. Soprannominato Sua Sanità, Ministro della Sanità dello Stato della Città del Vaticano. Soprannominato... Parente dell'Angelini dell'Industria? No, Sua Sanità, Monsignor Fiorenzo Angelini, che se c'è stato un tipo di paraculo, però era un paraculo simpatico, il classico prete romano... No, prete... giovanile. Cioè, trafficante, ma te lo diceva tranquillamente, ti sorrideva mentre te lo diceva, ti raccontava le barzellette, era un personaggio eccezionale. Vero prete ottocentesco, sai quei preti messi alla berlina dai grandi poeti italiani, il Porta, il Belli e anche il Trilussa. Vabbè. Ho detto questo aspetto della nostra storia e adesso veniamo al dunque. Il Nobel fu oggetto di contestazione. Il Nobel fu oggetto di contestazione nel 1994. Quella situazione fu da me vissuta interamente, inutile che dico perché e per come, insomma. Le tracce le potete vedere su due periodici su cui io scrivevo, uno si chiamava La coscienza del medico e l'altra dopo La coscienza del cittadino. Queste cose sono state scritte tutte.
in seguito alla dichiarazione di Duilio Poggiolini, che stanco di trascinare la sua vita in una cella, inseguito da una valanga di accuse, giustamente, e da una salva di ordini d'arresto, si decise a svuotare il sacco, svelando i segreti più nascosti della Spectre sanitaria internazionale. La Spectre, ricordiamo che è la Spectre quella di James Bond. Si decise a svuotare il sacco svelando i segreti più nascosti della Spectre sanitaria internazionale, un'organizzazione simile a quella descritta nei romanzi di James Bond. Dietro le quinte del sistema farmaceutico internazionale, spiegava, i tentacoli arrivano in ogni angolo del mondo, giungendo perfino a condizionare l'assegnazione dei premi Nobel. Ma secondo te, giungendo perfino o all'origine? Ma voi pensate che l'assegnazione dei premi Nobel sia qualcosa di autonomo o di originale? Tesla ha rifiutato due premi Nobel. E aveva ragione. Perché se no, una persona cosciente, morale, non può accettare premi Nobel. No. Partendo dall'origine. Si sarebbe sentito sputtanato. Il Remida della sanità, infatti, raccontò, non il Remida, era soltanto un pezzente, era soltanto un tappeto di questi signori, raccontò ai giudici che perfino il Nobel conquistato da Rita Levi Montalcini nel 1896, grazie alla scoperta di una sostanza che fa riprodurre le cellule nervose, il Nerve Growth Factor, sarebbe il frutto di una manovra ordita dalla Fidia Farmaceutici, la multinazionale produttrice del Conascial che finanzia le ricerche della Montalcini. Qui io mi vorrei soffermare un momento, perché sennò non andremo mai molto in là. Mi riservo di ritrattare l'argomento per altre volte, perché l'argomento è molto complesso. Per il momento però io bisogna che parlo di qualcos'altro, perché è qualcos'altro che mi interessa adesso. È la morte di due fratelli, di due grandi fratelli. Uno era un prete e l'altro non era un prete. Era un ministro. Ma era il capo dei Dorotei. Vedi caso, tutti e due morti in annegati. Disgraziatamente, per casuale affogamento. Allora, cosa ti dicevo prima? Che mi ricordava l'annegamento del prete Don Mario Bisaglia, annegato nel lago Domegge di Cadore il 17 agosto 1992. Oh, da ricordare che il lago è un laghetto di montagna che più che altro è una pozza. È la stessa morte di quel povero portiere di tipo un po' belloccio così, no? Ah, in quel di Fiuggi. In quel di Fiuggi. Sì, portiere sì, ma lui era il portiere. Che anche quella è una pozza, più, sì. Poco più, poco meno. Il portiere era il portiere di uno stabile. Di via Carlo Poma a Roma, dove via era Carlo Poma numero 4? No, 8. Via Carlo Poma numero 8, 8. Di fronte a quella che era all'epoca la sede della 20ª circoscrizione del Comune di Roma, che io frequentavo quando ero consigliere. A via Carlo Poma successe un efferato delitto. Una ragazza, che era una semplice impiegatuccia, era una cococò. No. Era una che lavorava a tempo determinato durante le vacanze estive. No, lavorava sempre. Lei era una dipendente di un esperto studio di import-export, che cosa esportasse al momento non lo diciamo. Cosa è successo? È successo che in assenza del titolare la ragazza si è permessa a, come dire, portare avanti alcune commesse che spettavano al titolare, ma i clienti erano quelli, sapeva chi erano i clienti, e gli avevano ordinato degli strani oggetti, alcuni chiamano anche meccanici, capito?
e che facevano parte di uno strano commercio che è uno dei commerci che maggiormente tiene in piedi l'economia nazionale italiana, o no? Siamo i quarti spettatori al mondo, anche quello. La ragazza fu uccisa con una serie di pugnalate e ferate per far credere che fosse stato un delitto d'onore. Comunque si sa tutto, in ogni caso. E questo ragazzo e questo uomo fu trovato che era annegato, poverino, dissero subito che si era suicidato. Con 32 coltellate. E fu trovato annegato in una polla d'acqua. Io ricordo la fotografia, questo qui era proprio sulla vera e propria bagnasciuga. E ricordo che aveva una corda legata a una caviglia. A che cosa servisse la corda legata a una caviglia? Per chi si voleva suicidare morendo di disperazione, no? O c'era da morire perché l'avevano tormentato in tutte le maniere, pur di poter dimostrare che l'omicidio era dovuto a... Suicidio? No, l'omicidio della ragazza. Ah! A violenza sessuale. Sì, sì. Se sarebbe stata una violenza fatta da questo povero disgraziato di portiere, cosa assolutamente non vera, come sapevano tutti quelli che queste cose le dovevano sapere. Torniamo a noi. Don Mario Bisaglia, Lago Domegge di Cadore. Don Mario Bisaglia era nato nel 1917 e morì il 17 agosto 1992. Tra parentesi, Don Mario Bisaglia, che aveva la valigia diplomatica, secondo te che cosa aveva a che fare con la Fidia? Vediamo se lo sai. Con la Fidia? Certo, la dita del Coronciale. Beh, essendo il fratello ministro della sanità, qualche cosa... Non era ministro della sanità. Come no? Mai stato. Bisaglia non è mai stato ministro della sanità. Vabbè. Don Mario Bisaglia, che aveva la valigia diplomatica, era quello che portava in Svizzera i soldi della Fidia. Perché? Perché Antonio Bisaglia, nato a Rovigo nel 1929 e morto, annegato a Santa Maria Margherita Ligure nel 1984, oltre a essere ministro di questo governo democristiano, era anche titolare di un'agenzia di assicurazioni che era, se non vado errato, proprio della massima, mi pare della Adriatica, insomma, roba di questo genere. Vedi caso, tutti i tir che partivano da Padova era gente dell'Adriatica, dell'Oia di Adriatico? O dell'Adriatica o della ma roba di simile, insomma. Vabbè. Aveva un'agenzia che si è sempre tenuto, giustamente, se un deputato, se un ministro, non un'agenzia mai di assicurazione, non bisogna che se la tenga sempre. Era, o era dell'Oia di Adriatico, insomma, una di queste. E assicurava regolarmente certi tir che partivano da Padova pieni di scatole di Coronacial, e questi tir venivano rubati e derubati durante il viaggio. Poi alcuni malintenzionati ci dicevano che questi tir poi ricomparivano. Superato in maniera strana il confine nazionale italiano per dirigersi da altre parti, in Oriente, dove vuoi, insomma, al nord, al sud, dove vuoi. Però il buon Bisaglia pagava l'assicurazione, quindi pagava l'intero tir con il secondo carro appiccicato. E secondo per cui era assicurato. Il fatto poi che
ricomparissero questi tir sempre pieni di colonial è marginale rispetto al fatto che invece l'intero trasporto veniva pagato dalla società assicuratrice. E questa è il vera, la vera ragione per cui non solo è morto Antonio Bisaglia, ma morì anche Mario Bisaglia, il quale in quegli ultimi anni andava cercando le prove che il fratello fosse stato assassinato. Perché il buon fratello, che era in un yacht a Santa Margherita Ligure, e c'era niente di meno con la moglie. E chi era la moglie? Romilda Bollati, la famosa bellissima donna Romilda Bollati, di cui si era follemente innamorato Cesare Pavese. Ah. E il cui rifiuto aveva scatenato il suicidio. Il suicidio. Cazzo, una catena di suicidi uno ha preso all'altro. Non è che c'è un filo conduttore, no? No. Ma non è un caso che questa Romilda Bollati c'ha due suicidi sulla si trovasse. No, vabbè, non è suicidio, quello è, ha fatto un bagno ed è annegato. Io non ci credo. Cioè, so che è annegato, ma non credo che sia annegato di sua volontà. Ma proprio per niente, capito? E allora questa Romilda? E Romilda pare che sia morta pochi anni fa, insomma, in età molto avanzata. Ricordo, non ti dice niente il nome Romilda Bollati, che era un nome notissimo nell'alta società milanese. No. Per quanto riguarda Antonio Bisaglia, che era appunto il vertice, andatevi a vedere chi erano i Dorotei, che i Dorotei erano i democristiani di destra, no? Era Segni, era un Doroteo, ad esempio. Antonio Bisaglia aveva due figliocci, cioè due figli politici. Uno si chiamava Pier Ferdinando Casini e l'altro si chiamava Marco Follini. E lui diceva: io ho due figli, uno bello e l'altro intelligente. Quello bello, indovina chi era? Il Belloccio. Cioè? Il genero di Caltagirone. Esatto. Il fu genero di Caltagirone, che quindi essendo bello non era intelligente, perché se per esclusione diceva che Follini era quello intelligente, è chiaro che il bello non poteva essere intelligente. Capito? Ultima cosa molto importante, il nostro amico Mario Borghezio, allora deputato della Lega italiana, interrogò il ministro della giustizia Giovan Battista Conso per sapere qualcosa su queste strane morti, avendone ovviamente una risposta molto negativa. Era l'epoca, me la sono segnata, molto evasiva, più che sì, non ha risposto, non si risponde. Ma più o meno la stessa interrogazione fu fatta anche da Umberto Bossi, il quale volle approfondire ulteriormente questo aspetto relativo alla corruzione e relativo ai giri di omicidi che attorno a questa corruzione ci sono stati. Perché tra l'altro c'è stato anche un altro che faceva parte del giro, che non me lo sono poi nemmeno segnato, che è morto a 79 anni e che la sapeva lunga, ma prima di essere guardato bene da dire qualcosa. Faceva parte del giro anche quello dei Dorotei. Era l'epoca in cui, e non me lo sono segnato, di tale enigmatico generale del SID, Nicola Falde, che era stato successore del colonnello... Ultimo. No, Ultimo non è morto. Renzo Rocca, chi era il colonnello Renzo Rocca?
e con questo chiudiamo. No, dovresti sapere. No, dicelo tu. È quello che stranamente morì di infarto poco prima di testimoniare in una causa molto, ma molto importante. E gli è venuto l'infarto poco prima di testimoniare, cioè il giorno prima di testimoniare. Tale era l'emozione di un colonnello del SID, appunto, che è morto d'infarto. Povero colonnello Rocca, sei morto d'infarto per paura, capito? Un colonnello del SID che ne aveva fatte di tutte e di più. Dopodiché con questa laudetur priapus. Vediamo un po'. Altri